Una buona partecipazione di pubblico, quella registrata sabato scorso al Museo Grifo di Agrigento, in occasione della Notte dei Musei, l'iniziativa promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e che celebra l'inestimabile patrimonio nazionale. Dai piccoli ai più grandi, gruppi di giovani e intere famiglie hanno voluto assistere all'evento che ha visto in via eccezionale l'apertura gratuita del museo, fino a tardanotte. Ad accogliere i visitatori, il direttore Giuseppe Parello, che ha illustrato ai piedi del maestoso Telamone la storia del museo, per poi accompagnarle in una visita guidata. Una bella serata che ha permesso agli appassionati di storia e di archeologia di immergersi nelle numerose collezioni. Tra una scoperta e un'altra degli antichi tesori si è potuto assistere a momenti ricreativi ed educativi. Vogliamo che questi luoghi siano aperti e che diventino d'incontro, ci dice il direttore del museo Giuseppe Parello, dove si può trascorrere una serata tra amici vedendo il patrimonio culturale e le strutture architettoniche di pregio che li contengono. A conclusione della visita, Cop Culture ha offerto un concerto della Modern Music Orchestra Ensemble Giovanile. Promossa dall'ICOM ogni anno, man mano sta crescendo a livello internazionale. Naturalmente il Museo Grifo non poteva non aderire, soprattutto sposandone il tema di quest'anno, che è quello di considerare i luoghi della cultura come piattaforme per il rilancio della tradizione attraverso l'innovazione. E noi, proprio in accordo con questo tema, stiamo valorizzando delle risorse giovanili, giovani musicisti bravissimi che si proporranno appunto come trade union tra il racconto del passato e una prospettiva futura. Abbiamo voluto dare a questo evento una dimensione colloquiale, non ingessata, proprio per questa finalità, per sottolineare appunto il valore educativo che devono avere questi spazi, che non raccontano soltanto se stessi, ma sono luoghi di accoglienza, di condivisione e di incontro. Ci conforta il fatto che abbiamo in qualche modo rotto l'ingessamento che c'è di solito in questi momenti, negli eventi che si propongono all'interno di queste strutture. Invece noi vogliamo che diventino luoghi aperti, luoghi di incontro, luoghi in cui si può passare una serata tra amici, vedendo il patrimonio culturale, vedendo le strutture architettoniche di pregio che li contengono.